Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, cavolo, oggi è mercoledì ed è passato un giorno dopo la sconfitta con il Barcellona e l'eliminazione della Champions League, ragazzi. Cosa devo dire? Ci ho sperato fino alla fine, ma non aspettavo. Non aspettavo, visto i risultati precedenti, nel senso che io non voglio criticare nessuno, perché io tifo Inter, quindi non è che sto là a insultare Biraghi o Lazzaro, quella gente gioca nell'Inter, quindi io li difendo. Però diciamo che se qualcuno l'ha fischiato domenica in Inter Roma, magari tutti i torti non avevano. Io penso che uno si arriva a criticare, cioè un mugugno, poi è stato un fischio così, come dire, un passo sbagliato, è stato un mugugno. Non è come magari prendere di meno un giocatore per toccare il pallone o balle varie, come è stato fischiato Brozovic, come è stato fischiato, ragazzi, hanno fischiato Cambiasso, quindi cioè, lasciamo stare che è meglio. Quindi io dico, se qualcuno fischia, diciamo, magari ogni tanto, anche ragione. Poi la colpa non è loro, diciamo, io sono rimasto male. Perché secondo me Conte, io parlo dopo chiaramente, pace, questo andrà qui, ha gestito un po' male lo spogliatoio, nel senso si è affidato subito ai giocatori a lungi titolari, diciamo, no? Anche Barella, aspetta un attimo di inserirlo, poi quando l'inserito non ha più levato, Sensi idem, Brozovic idem, e poi tocca con Asamoah e Candreva, no? Poi ha giocato qualche apparizione Vecino, così, ma un po' un attacco politano inizialmente con Lautaro, ha cambiato, ha messo Sanchez ogni tanto, però diciamo che ormai la squadra era quella lì, no? Lui, Gagliardini, Vecino, Caballero, non è che li vedeva, è la mia impressione chiaramente, ragazzi, cioè, per me qua ognuno può dire la sua, basta non prendere nessuno, è la mia impressione. Poi quando magari ha avuto di necessità, non poteva più farne a meno, ha potuto giocare costantemente Vecino, Gagliardini e Brozovic. Oggi dai, questa noi, poi magari in qualche partita precedente, magari uno di questi qua a ruota, magari poteva giocare e far riposare un po' a turno un Brozovic, un Barella, un Sensi. Io mi ricordo un Brozovic a Inter Parma, ragazzi, non ha beccato nel primo tempo. Ma per carità, ci sta, Brozovic è uno dei giocatori più in forma, più forti che abbiamo, se non addirittura la Serie A, nessuno lo critica. Però quando doveva tirare il fiato non lo ha fatto perché evidentemente, secondo Conte, io dico per Caballero, magari non dava garanzie, però magari un tempo, tipo col Parma, magari parti con Broso e poi metti, cioè parti con Caballero, poi magari vedi come una partita metti Broso. Un po' così diciamo, invece si è semplificato agli 11 titolari, è andato a Barcellona a dare l'anima, hanno corso tantissimo, tutto è andato, così come a Dortmund. Non dico sprecato, però tutte le energie abbiamo usato, sempre, sempre sul generatore come tu, sempre a tavoletta, senza mai gestire le forze, senza mai gestire il motore, diciamo. Perché anche se tu guidi una macchina, sempre a tavoletta, ragazzi, prima o poi la fondi, non male. Ma proprio anche la Ferrari, se vai a tavoletta la fondi e basta. Quindi il motore va gestito, diciamo. E secondo me forse lui è un po', se posso dire, è un po' sbagliato, ma costano di poco, perché se glieli vince tutti contenti, buono. E che siamo alla fine. Vinceva ieri, cavolo, era messo benissimo. E ragazzi, non critico nulla, ci mancherebbe altro. Però se evidentemente siamo in questa situazione, vuol dire che qualcosa va sbagliato. Io non so cosa, io non voglio dire la mia così, ma se qualcuno vuole dire la propria, cioè io dico, cioè in questo girone qua, alla fine della fiera, col Barcellona abbiamo perso, sia là che qua. Col Dortmund hai vinto qua, hai perso lì. E l'unico forse è lo Slavia Praga, che qua è pareggiato, e poi ha messo una pezza a non vincere lì, ma facendo un partitone, cioè è sudato, porca miseria, per andare a vincere là. Io dico, cioè, un Inter secondo me non ha fatto tantissimo, cioè anche se vincevi con lo Slavia in casa, alla fine mi puoi lo stesso. Mi sembra di aver capito, no? Cioè, siamo andati a punti al Dortmund, mi sembra. Quindi si poteva fare sicuramente meglio, secondo me. Io sinceramente non voglio fare paragone con quella rispetto all'anno scorso, quella di quest'anno, però per come eravamo messi per questa Inter qua, certo gli infortuni per carità, però
si poteva gestire meglio la cosa, tipo, manca ad Osmo, cioè, se sei su 2-0, oh, ascolta, metti Puma davanti alla porta e vediamo come va a finire, capo. Invece l'abbiamo passata 2 clamorosamente, l'abbiamo passato in casa con Slavia e infine abbiamo perso in casa col Barcellona, con un Barcellona B. Quindi giusto che esci, giusto che perdi, cioè, ok, abbiamo dato tutto, però ragazzi, non abbiamo fatto niente, in Champions non abbiamo fatto niente. Va bene, non ci interessa, tanto non siamo da Champions, non siamo ancora pronti, quindi il percorso di crescita che dobbiamo fare, come dice Conte, va fatto step per step, quindi ora puntiamo al campionato, siamo primi, stiamo facendo miracoli, sta facendo miracoli Conte, siamo prima 2 punti alla Juventus, vediamo di continuare così. È giusto crederci, ma è anche giusto provare, perché giustamente siamo lì. Ora c'è la Fiorentina domenica sera. Vediamo di dare tutto anche a Firenze, per far vedere che siamo incazzati, e andare lì e sprigionare l'energia positiva e andare a spugnare il Franchi. Poi abbiamo il Genoa in casa. Io dico almeno 4 punti di portare a casa, spero. E poi stiamo a vedere il calciomercato, vediamo che calciomercato sarà, se sarà un calciomercato. Io sentivo parlare di Chiesa, io Chiesa lo prenderei subito, però non so come andrà a finire. Adesso non so se magari il fatto che siamo usciti dalla Champions verrà ridimensionata la campagna acquisti o non lo so. Poi io Marcos Alonso lo piglierei subito, Giroud va bene e se arriva anche Chiesa non dico di no. Kuzeski, magari, De Paul, Bru, io non l'ho già preso, io non so nulla chiaramente. Stiamo a vedere, però è giusto provare, giusto provarci a vincere lo scudetto, ragazzi, perché siamo lì. Quindi vi saluto, se potete dire la vostra io aspetto e buon week a tutti ragazzi. Forza Inter, ciao ciao.